Le popolazioni sentono un po' questa mortificazione di non poter esplicitare anche all'esterno, nella manifestazione sociale, ricreativo-culturale, quella gioia spirituale che le feste patronali significano. Però notiamo un senso di responsabilità e di maturità per il quale, ecco, le nostre genti cercano innanzitutto l'essenziale, quello di cui si ha bisogno, vivere l'Eucarestia, vivere la parola di Dio, vivere la liturgia che è presenza incarnata di Dio e dei suoi santi in mezzo a noi. Questo è bello constatarlo. Eccellenza, alle vostre spalle i santi martiri Nazario Celso e Vittori. Chi erano? Si tratta di due laici, nel caso di Nazario e Celso, e di un ecclesiastico, di un papa, Vittore I, martiri della prima ora del cristianesimo di epoca diocleziana. E nel caso dei santi Nazario e Celso, martiri milanesi, e il cui culto è molto molto sentito qui a Trivento, sono i patroni principali sia della città che della diocesi, ma è diffuso in tante parti del nostro Molise, soprattutto attraverso il filone del monachesimo benedettino. Lei pensi che chi viene per esempio dal Lazio ed entra nel Molise, già alle porte di Venafro trova l'antica chiesa di San Nazario e Celso, a Monte Roduni c'è una località chiamata San Nazaro, venendo più su trova Trivento, dove questo culto è molto radicato, verosimilmente portato qui proprio da un vescovo triventino congiunto di Sant'Ambrogio di Milano, perché poi è Sant'Ambrogio, diciamo, colui che ha rinvenuto i corpi dei due martiri edificando in loro onore due rispettive basiliche a Milano. Questi santi martiri hanno conosciuto da giovane l'Apostolo Pietro? E secondo un'antica leggenda sì, perché sarebbero proprio del tempo di Papa Lino, il terzo successore di San Pietro, quindi si potrebbe ipotizzare una conoscenza certamente dell'Apostolo Pietro, sebbene però la critica storica li porta più all'epoca diocleziana, al IV secolo. Ma se non hanno conosciuto Pietro di persona, è però la fede che Pietro ha professato in Roma e che ha fatto di Roma, ecco, la Chiesa Madre, la comunità madre di tutte le Chiese, è questa fede che i due apostoli, i due giovani, Nazario e Celso, hanno poi predicato in Italia del Nord e soprattutto in Europa, una parola rivolta al Nord Europa. Qui sentiamo anche l'attualità perché, ecco, è una parola del Vangelo che oggi la Chiesa vuole riseminare e dappertutto, a cominciare dalla nostra Europa, e quindi li sentiamo molto molto vicini e molto molto attuali nella parola e nella testimonianza a questa parola fatta carne che è Gesù Cristo.